Una buona giornata, buon sabato e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca perché i carabinieri di Pescara hanno dato un nome all'omofobo che una settimana fa ha mandato un 25enne all'ospedale. Il comune ora potrebbe costituirsi parte civile mentre non accenna a placarsi la polemica politica. Facciamo il punto nel servizio di Giuseppe Dintino. È stato un giovane pescarese a sferrare il pugno al 25enne fratturandogli la mandibola. A dirlo sono i carabinieri di Pescara che hanno denunciato un 21enne attualmente in stato di libertà per lesioni personali con l'aggravante di aver agito per motivi abietti o futili. Fondamentali le immagini delle telecamere e il racconto dei testimoni. Ora le indagini proseguono per identificare i suoi complici, 5 ragazzi e una ragazza. Secondo alcune indiscrezioni i sospetti si concentrano su alcuni giovani provenienti da famiglie benestanti, tra di loro anche dei minorenni. Adesso che il presunto colpevole ha un nome e un volto, il comune potrebbe costituirsi parte civile. Almeno questa è l'intenzione del sindaco Carlo Masci, che così facendo va contro la sua stessa maggioranza, che aveva bocciato l'ordine del giorno del consigliere Di Jacopo, che spingeva il consiglio comunale a prendere posizione. Masci, prima della votazione, aveva invitato maggioranza e opposizione a trovare una sintesi, ma oltre quello bocciato, nessun altro emendamento è stato proposto. Intanto prosegue a gonfie vele la polemica. Dopo il danno alla beffa, si può riassumere così la soppopera messa in piedi a seguito dell'aggressione omofoba verificatasi qualche giorno fa sul lungomare pescarese, che ha costretto la vittima a un intervento chirurgico d'urgenza. Il coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Nazario Pagano, è intervenuto sulla questione raccontando una versione dei fatti al limite della fiction. Si è trattato di knockout game, la tesi di Pagano, che ricorda la violenza gratuita che aveva animato le cronache degli scorsi anni. L'ennesimo atto di violenza di un gruppo di minorenni, ha dichiarato il senatore, a prescindere dall'orientamento sessuale, ha concluso il forzista. Un tentativo, quello di Pagano, di ridurre la questione a un fatto di cronaca qualunque, come se il fatto che i ragazzi aggrediti si tenessero per mano non c'entrasse nulla. Il racconto della vittima, però, condito da inequivocabili insulti omofobi, non lascia spazio a interpretazioni. Pagano punta il dito contro quelle che definisce ricostruzioni giornalistiche capziose e irrispettose. Sono i giornalisti, insomma, a inventarsi l'omofobia, mentre le discriminazioni e le dimostrazioni maciste non c'entrerebbero nulla. E forse non c'entrano nulla nemmeno con gli insulti a due ragazze abbracciate in un parco pubblico una settimana prima del pestaggio, forse non c'entrano nulla nemmeno coi filippini picchiati il giorno seguente al grido di portate il Covid. Si è trattato di un caso, secondo il senatore, se gli aggressori, pescaresi e presumibilmente eterosessuali, abbiano preso di mira proprio dei gay e degli stranieri, utilizzando per di più insulti omofobi e razzisti prima di menar le mani. Tesi simile quella del capogruppo leghista Vincenzo D'Incecco, secondo cui non esistono violenze di serie A e di serie B, per cui seguendo la logica del discorso, il movente discriminatorio non dovrebbe destare alcuna preoccupazione. Altra beffa quella a proposito della diatriba sulla legge Zan contro l'omotransfobia. Il comune di Pescara ha concesso Piazza Salotto alla cattolicissima congrega del Family Day a gruppi di estrema destra che domenica 12 luglio protesteranno contro quella che definiscono una legge liberticida. I manifestanti si raduneranno a due passi di distanza da dove sono avvenute, solo pochi giorni prima, le aggressioni omofobe e razziste. Martedì sera invece Ampi e Rete Oltre il Ponte hanno indetto un presidio in piazza Sacro Cuore per dire no alle discriminazioni. Non c'è proprio nulla da contestualizzare, si legge sull'evento Facebook della manifestazione. L'Ampi di Pescara metterà a chi ne farà richiesta a disposizione una tutela legale per le persone vittime di discriminazione. Dottor Trifoggi, l'Ampi offre questa assistenza legale per tutte le persone vittime di discriminazione. Certo, l'Ampi dimostra ancora una volta l'attualità del suo comportamento e del suo rigore ideologico. Fascismo è sempre significato anche discriminazione. E l'Ampi deve essere ed è in prima linea per combattere le discriminazioni nei confronti di tutti quelli che non sono omologati, perché la storia ci insegna che è facile discriminare qualcuno, la scusa si trova comunque. In effetti
Oggi con questi episodi che si sono verificati a Raffica, a Pescara, che speriamo non si verifichino più, c'è un livello di allarme che non può essere ignorato e come sempre l'ANPI sarà in prima linea. Per noi è un atto dovuto perché ecco, io qui ho l'articolo 2 della Costituzione che dice delle cose ben precise. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, non glieli dà. È un riconoscimento che viene fatto al momento in cui si nasce, siamo tutti quanti uguali. Questo per dire che intanto è prodromico l'articolo 3 della Costituzione, quindi dove c'è l'uguaglianza sostanziale sancita. Per noi era doveroso fare questo, ci auguriamo che anche altre associazioni e magari anche le istituzioni possano seguirci. Per noi è stata una scelta un po', diciamo, non dico sofferta, ma molto ragionata. E poi grazie a un'idea del nostro vicepresidente provinciale, Walter Rapattoni, che è un avvocato, che ci ha proposto questa cosa qui, quindi l'ANPI si farà carico per chi volesse, per chi non se lo può permettere per questioni o economiche o semplicemente perché ha paura, perché con noi può venire, noi abbiamo le porte aperte a tutti, di potersi costituire parte civile laddove ci siano questi episodi che a Pescara purtroppo si sono verificati, di intolleranza e di discriminazione, che può essere razziale, può essere per orientamento sessuale, può essere religioso, può essere qualsiasi tipo di discriminazione, che non va mai bene. Verifiche e accertamenti da parte dei carabinieri del NAS di Pescara nelle mense ospedaliere della regione che hanno portato alla rilevazione di inadeguatezze igienico-sanitarie. 4 le ispezioni in provincia dell'Aquila. Il responsabile di un'azienda aggiudicataria del servizio di refezione ospedaliera è stato denunciato per frode nelle pubbliche forniture. Gli ingredienti usati sono risultati diversi da quelli previsti nel capitolato di appalto. 4 le verifiche in provincia di Chieti, anche in questo caso è scattata una denuncia per frode nelle pubbliche forniture. Tra le altre cose, nel capitolato era previsto l'utilizzo di frutta fresca di origine italiana, mentre ai degenti veniva servita frutta fresca di origine extra Unione Europea. In provincia di Teramo e Pescara sono state ispezionate nel complesso 6 strutture. Il responsabile del servizio mensa di un ospedale del Teramano è stato segnalato alla Procura della Repubblica per inadempimento dei contratti di pubblica fornitura. Anziché servire piatti espressi, cioè cotti al momento, come previsto dalle clausole del contratto, è emerso che i pasti della cena erano preparati nel turno diurno. Nessuna segnalazione ha riguardato la mensa dell'ospedale di Pescara, dove non è stata riscontrata alcuna inadeguatezza. E a seguito di un incontro con la Protezione Civile regionale è stata prorogata al 31 luglio la data entro la quale gli sfollati teramani potranno lasciare le strutture che li ospitano e trasferirsi negli alloggi loro assegnati. Lo ha annunciato questa mattina il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto. C'è un'emergenza che va affrontata subito, che è quella relativa alla situazione delle famiglie che sono ancora ospitate nelle strutture ricettive. La scadenza prevista dall'ordinanza per l'uscita ovviamente è stata condizionata poi dall'emergenza Covid e abbiamo una situazione di incertezza che sta mettendo fortemente in difficoltà le famiglie ma anche le strutture. Proprio per questo ieri ho chiesto e ottenuto, si è svolto nel pomeriggio, un incontro con il capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli e il responsabile di Protezione Civile Regionale Silvio Liberatore, che ringrazio, un incontro che ha consentito di individuare una linea comune. Ci aspettiamo quindi a questo punto dalla Protezione Civile l'indicazione di una data che ragionevolmente per l'uscita delle famiglie dalle strutture non potrà che essere quella del 31 luglio, ovviamente data massima. Quindi questo ci consente intanto di dare una risposta alle famiglie, alle strutture sulla copertura di questo periodo, ma ovviamente non potrà che essere un termine ultimo. Quindi dobbiamo assolutamente non abbassare la guardia e utilizzare questo mese per facilitare il percorso di uscita delle famiglie dalle strutture verso un'abitazione con il passaggio al CAS. Proprio per questo abbiamo chiesto al capo
capo della protezione civile e dottor Liberatore, la disponibilità, laddove fosse necessario, di anticipare 2 mensilità di CAS alle famiglie che ne avessero bisogno, e che può appunto agevolare il pagamento delle prime spese per il passaggio nella nuova abitazione. Abbiamo avuto una disponibilità e per questo ringraziamo. Ovviamente dobbiamo partire subito, così come stiamo definendo insieme all'ATER, la settimana lunedì incontrerò la dottoressa Ceci per quello che manca, che deve essere ancora definito per consentire al Comune di poter procedere al secondo bando, appunto per far partire subito il secondo bando di assegnazione delle case acquistate dalla Regione e nella disponibilità di ATER. Come sapete si parla di circa 35 abitazioni, perché ovviamente le famiglie che sono e saranno assegnatarie di questi alloggi ovviamente potranno restare nelle strutture fino all'assegnazione stessa, per evitare il duplice trasloco. Stiamo andando avanti, accelerando tutte le procedure in un momento di grande difficoltà, per cercare di agevolare le famiglie, non solo del Comune di Teramo ma di tutto il territorio del cratere, su una misura che è una misura, non dimentichiamolo, di protezione civile, perché il vero obiettivo è e non può che essere la ricostruzione. E adesso apriamo la nostra consueta parentesi, la nostra consueta finestra in esterna. Vedo già in collegamento, lo saluto, gli do il buon pomeriggio, Stefano Recanati, che oggi ci parla della nuova sede all'aeroporto di Pescara del Soccorso Alpino Speleologico d'Abruzzo. Buon pomeriggio Stefano, buon pomeriggio anche al tuo ospite. Stefano, noi non ti vediamo ma non ti ascoltiamo, però. E quindi probabilmente non so se c'è qualche piccolo problema. Prova a parlare. No, non è c'è qualche problema con l'audio. Allora facciamo così, Stefano, rientriamo, andiamo avanti con il nostro telegiornale, tra poco torniamo da te. Adesso mi senti? Adesso mi sentite? Oh, ok, perfetto. Allora, come non detto, continuiamo con te. Sì. Ok, buon pomeriggio allora, buon pomeriggio a te Jacopo e a tutti i telespettatori del TG6. Come hai detto giustamente, questa mattina c'è stata l'inaugurazione della nuova sede regionale qui all'aeroporto di Pescara del Soccorso Alpino e Speleologico regionale. Abbiamo in compagnia con noi il presidente proprio regionale, il Daniele Perilli. Presidente, allora presidente, com'è stata questa mattinata, una mattinata di soddisfazione per questa nuova sede? Sicuramente è stata una mattinata molto importante, siamo totalmente soddisfatti per la partecipazione delle persone. Questo è un passo molto importante per il Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo, in quanto finalmente abbiamo una sede nostra, una sede di riferimento, sarà una sede di aggregazione per unirci sempre di più e prepararci alle nuove sfide per salvare le persone infortunate in montagna. Ecco, questa mattina è intervenuto anche il presidente nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, Maurizio Dell'Antonio, che ha detto come questa sede deve essere la casa del soccorso alpino. Ecco, per organizzarsi tutti i giorni, tutti insieme, così da essere efficienti al 100% in caso di emergenza. Certo, questa è la casa del soccorso alpino, perché questo è il nostro punto di ritrovo, il nostro cuore. Praticamente da qui partono tutte quante le formazioni, le informazioni, l'addestramento, tutto. Quindi questo è il cuore pulsante del Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo. E allora prego la regia di mandare il contributo sulle parole dette questa mattina da Maurizio Dell'Antonio, presidente nazionale del Soccorso Alpino Speleologico. Regia. Guardate che perdere la vita, non è retorica, perdere la vita per aiutare gli altri è una cosa importante, una cosa che poi dà una tristezza a chi rimane, molto duratura nel tempo. Noi siamo sempre vicini a queste famiglie, lo dobbiamo fare perché lo meritano, e siamo vicini anche nel ricordo ai familiari loro che hanno perso la vita durante l'operazione di soccorso. Ecco, per voi nel vostro lavoro che cosa è fondamentale? Fondamentale la preparazione, fondamentale la motivazione, come
abbiamo detto, fare del volontariato non è una cosa leggera, poi un volontariato importante è questo, un volontariato che ti espone a parte a rischi ma anche a tante responsabilità. C'è volontariato, volontariato voglio dire, no? Da parte nostra continuiamo ad investire tanti denari che lo Stato ci dà fortunatamente in formazione, in dotazioni, oggi abbiamo visto, no? Qualche dotazione che è arrivata finanziata dalla Protezione Civile Nazionale, dal Dipartimento, per cui continuiamo così e mettiamo in condizioni i nostri a operare anche meglio con più sicurezza. Manca ancora una geolocalizzazione completa della Nazione Italia? Ma in realtà c'è, noi abbiamo la nostra, per dire, no? La nostra conosciuta app GeoResc, noi abbiamo una centrale operativa in Sardegna, a Sassari, H24 365 giorni all'anno, che risponde appunto immediatamente alla chiamata di allerta di un abbonato nostro. Abbonati, ricordo, abbonamento che è gratuito per tutti i soci CAI. Come andare in montagna quest'estate e alle applicazioni che può essere. Stefano, noi continuiamo ad avere dei problemi di audio, o li sistemate in maniera definitiva, altrimenti dobbiamo andare avanti con il nostro telegiornale perché non ti sentiamo di nuovo più. Mi sentite? Stefano? Mi sentite adesso? Stefano? No, rientrate in studio. Ok, va bene, tra un po' torniamo da te Stefano, noi continuiamo con il nostro telegiornale, parliamo di trasporti, Tua SPA infatti ha approvato il bilancio 2019, occhi puntati adesso sulla gestione del 2020, vediamo. Approvato il bilancio 2019 della società di trasporto unico abruzzese. La Tua chiude con un utile di 90.000 euro e quanto emerge dall'assemblea dei soci di ieri mattina, la presenza anche del governatore Marco Marsilio. Si continua sulla strada del risanamento, del consolidamento dell'azienda, riduzione dei costi, pareggi di bilancio, anzi leggero utile, nonostante le difficoltà del quadro economico generale, e per la stagione in corso naturalmente questi bilanci saranno pesantemente condizionati dall'emergenza Covid. Stiamo negoziando con il governo ormai da mesi per il ristoro dei maggiori costi che graveranno sul trasporto pubblico locale, perché se il governo non farà un intervento deciso, serio e adeguato, l'intero trasporto pubblico su tutto il territorio nazionale rischia il collasso. Si chiude così il capitolo 2019, ma non vengono nascoste le preoccupazioni per il 2020. Sarà un anno terribile, dichiara il numero uno di Tua, Gianfranco Giuliante. L'emergenza sanitaria infatti ha portato il trasporto pubblico abruzzese sull'orlo del collasso. Siamo in una condizione abbastanza difficoltosa, abbiamo fatto delle scelte anche difficili, individuando dei punti di spesa che ritenevamo potevano essere evitati, penso a Chieti, ma penso anche ad altre azioni che andremo a fare sul territorio, e siamo riusciti anche con un meccanismo di razionalizzazione complessiva dell'attività della Tua a portare un risultato che riteniamo positivo, perché è leggermente inutile il bilancio del 2019. Si accennava, ci troviamo ad affrontare un anno terribile per la situazione che è capitata ai primi dei mesi del marzo del 2020, questo comporterà necessariamente un discorso di rete con la Regione in primis, ma anche con gli altri enti locali, perché bisognerà creare condizioni per cui perdite importanti che tutte le aziende hanno avuto in questo periodo siano in parte evidentemente risolte con la contribuzione che rimane invariata, ma è altrettanto vero che siccome ci sono state delle spese importanti, immaginiamo quelli per la sanificazione e per tutte le procedure connesse al Covid, deve continuare quel processo di risparmio virtuoso che l'azienda in un periodo difficile come questo, soprattutto quando si chiede ai lavoratori di stare in cassa integrazione, deve per prima attuare. Coniugi pescaresi malati vivono in una rimessa agricola che dovranno lasciare con il rischio di andare a dormire in macchina. Il loro grido di dolore è stato raccolto dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che chiede che alla coppia sia destinata una casa di edilizia popolare.
una situazione devastante. Quello che più mi fa arrabbiare è che abbiamo decine e decine di case occupate abusivamente su Pescara e non solo, da delinquenti, criminali e pregiudicati che utilizzano le case popolari per delinquere. Non solo questo, abbiamo decine e decine di alloggi vuoti, non assegnati. Alla luce di questo noi dobbiamo vedere che c'è un povero cittadino onesto, onesto, che ha sempre pagato le tasse, gravemente malato, lui e la propria moglie, costretti a vivere in una rimessa agricola dopo aver fatto domanda di casa popolare da 10 anni. E questi poverini rischiano di rimanere veramente in mezzo alla strada tra qualche giorno, perché hanno ricevuto una diffida a sgomberare l'abitazione perché rimessa agricola non è a norma. Questo è un caso devastante. Lui ha posto all'attenzione di tutti gli organi competenti che deve essere immediatamente risolto con l'assegnazione di un alloggio popolare. Queste sono le battaglie contro cui ogni giorno noi ci scontriamo, combattiamo, perché chi ha diritto sta fuori e chi non ha diritto sta dentro la casa popolare. Il 30% delle assegnazioni delle case popolari è gestito attraverso, è proprio destinato a situazioni di questo tipo qui. Il Comune sta eliminando le liste provvisorie e non ha intenzione nemmeno di gestirle con atti sindacali. A questo punto, le stanze di signori in emergenza abitativa come il signor Ciano, come ha intenzione di gestirle il sindaco? E questo, a questo attendiamo una risposta. Chiedo un atto di giustizia, avere una piccola casa popolare per poter vivere. Noi siamo richiedenti di casa popolare da circa 8-9 anni fa, però non eravamo in uno stato di emergenza. Poi mia madre è morta, ci hanno sfrattati per morosità incolpevole. Io che non ho reddito, perché io sono malato da 10 anni, ci siamo ritrovati a dover uscire e siamo andati a finire dietro fortunatamente un'amica di mia moglie, stando in questa rimessa agricola che era invivibile. Ho chiesto un'ispezione sanitaria alla ASL per muovere un po' le acque, l'ispezione ci ha dato ragione e praticamente il Comune che cosa ha fatto? Ha fatto un atto amministrativo che praticamente noi dobbiamo uscire da quella casa perché non è idonea ad ospitare persone. E dal 1° gennaio, se lui vuole, mi mette fuori, cioè noi finiamo a dormire in una macchina. Il sindaco con molta cortesia ci ha detto che comunque non avevamo diritto, che dovevamo seguire la graduatoria. In ogni caso io mi sono tutelato perché ho fatto già una denuncia presso il Comando Provinciale dei Carabinieri. E la pratica è tutta in mano alla procura e chiederò l'apertura di un'inchiesta. Allora torniamo in esterna, credo che adesso ci siamo in maniera definitiva, torno da Stefano Recanati. Stefano, di nuovo a te, prima avevamo ascoltato una delle due interviste che ci proporrai oggi. Sì, risolti i problemi tecnici, torniamo in diretta dall'aeroporto di Pescara e dalla nuova sede del soccorso alpino e speleologico regionale. Allora abbiamo sentito le parole del presidente nazionale che parlava del ricordo di tutti i volontari che hanno perso la vita per le fasi di soccorso, e allora proprio questo chiediamo al presidente regionale. Voi siete dei volontari, presidente, però bisogna correre sempre da tutte le parti, anche col rischio di rimetterci la vita. Certo, noi siamo volontari perché ognuno di noi ha proprio lavoro, chiaramente, però facciamo parte di un corpo dove noi svolgiamo un'attività molto importante in quanto andiamo a salvare le persone che sono in difficoltà in montagna, e chiaramente purtroppo negli anni qualcuno di noi ha perso la propria vita per fare questa cosa. Il nostro sicuramente è un gesto molto nobile, perché noi lavoriamo, ci prepariamo e ci formiamo per salvare le persone che si trovano in difficoltà. Presidente, questa mattina all'inaugurazione è intervenuto anche il Dipartimento della Sanità della Regione Abruzzo con il direttore Claudio Damario, ha parlato di questa sinergia che c'è tra voi e il 118, il soccorso in volo, perché ha spiegato che un vostro componente è sempre presente quando c'è un'emergenza e si chiama l'elisoccorso. Allora Claudio Damario l'abbiamo ascoltato, andiamo a sentire le sue parole e poi torniamo qui in diretta dall'aeroporto di Pescara. È molto importante avere l'addestramento giusto, la formazione, gli uomini, i mezzi per far fronte a questa tipologia di emergenza, che come sappiamo tenderanno ad aumentare proprio perché soprattutto da quest'anno la montagna riprenderà un ruolo importante dal punto di vista turistico e sarà una meta molto desiderata. Quindi la montagna uguale sicurezza, dobbiamo pensare anche a creare dei protocolli estesi a livello regionale proprio per sinergizzare la salute
dovuta, le forze dell'ordine, questa esperienza importante del soccorso alpino e soprattutto investire moltissimo in sicurezza, in formazione, in istruzione non solo degli addetti ai lavori ma anche dell'utente, perché spesso molti di questi incidenti gravi si verificano per carenza di istruzione e formazione dell'utente che si reca in montagna senza conoscere bene alcuni rischi che sono tipici di questa realtà. Quindi tantissima importanza dovremo dare anche alla formazione dei gestori degli impianti, come nel caso ad esempio delle piste da sci. Noi sappiamo che purtroppo in Italia c'è un aumento di gravissimi incidenti sulle piste da sci, perché molte piste non sono ben segnalate, perché spesso anche vedere nel maestro di sci anche il formatore di queste persone che vanno in montagna. Quindi tanta sinergia, tanti investimenti in formazione e tanti ringraziamenti al soccorso alpino abruzzese che oggi inaugura una bellissima sede e con i quali si dovrà fare un discorso di grande integrazione col 118 Sanità Abruzzo e con l'elisoccorso che proprio perché insieme possono garantire quei tempi giusti per salvare la vita alle persone, anche perché sia le linee guida nazionali che internazionali ci fanno capire che nei primi 30 minuti del soccorso si decide il destino della persona, del paziente. Ed ecco, come ha detto il direttore del Dipartimento Sanità Claudio Damario, la montagna quest'estate tornerà in auge, tornerà ad essere visitata da molti turisti. Come è importante essere preparati e equipaggiati? Ecco, diamo delle linee guida importanti e sensibilizziamo le persone che ci vedono da casa. Allora, andare in montagna è sicuramente molto bello e noi consigliamo a tutti di andare in montagna, anche perché noi abbiamo un territorio che è bellissimo, che tutti ci invidiano. Però giustamente andare in montagna bisogna essere preparati, informati e addestrati. Quando si parte da casa bisogna sempre dire dove si va e più o meno a che ora si intende rientrare. Ma soprattutto in montagna, se uno non è all'altezza, bisogna affidarsi a persone che sono capaci di accompagnarci. Quindi esistono le sezioni del Club Alpino Italiano, esistono le guide alpine, esistono gli accompagnatori di media montagna. Sono tutte persone qualificate per aiutarci ad apprezzare il nostro territorio. Ecco, andare in gruppo è importante, abbiamo capito, ma anche equipaggiarsi è importante. È difficile andare in montagna con la classica scarpetta da tennis rispetto a una scarpa adatta per l'arrampicata o per la semplice camminata. Sicuramente sì, in montagna bisogna andare ben equipaggiati, anche perché in montagna il tempo può avere un cambiamento repentino e quindi trovarsi da una tipica giornata estiva con una temperatura molto alta a una tipica giornata anche invernale con una temperatura molto bassa. Quindi bisogna attrezzarsi, è per questo che esistono dei corsi di formazione anche all'interno delle sezioni del Club Alpino Italiano che aiutano il fruitore a capire come si affronta la montagna nel miglior modo possibile. Ecco, prima di chiudere ricordiamo che c'è anche un'applicazione ormai da anni che è possibile scaricare dove ci sono tutti i percorsi di montagna e questa applicazione serve anche a geolocalizzare la posizione anche in caso di pericolo. Certo, un'applicazione che si può scaricare tranquillamente sul telefonino che si chiama GeoResc, che è totalmente gratuita per i soci del Club Alpino Italiano e che altrimenti anche le altre persone possono fruire pagando un piccolo canone. Questo ci permette di tracciare la nostra escursione in montagna. Chiaramente dove il telefonino non prende la localizzazione non c'è, però è anche vero che è utile perché l'ultimo segnale positivo restringe sicuramente il campo di ricerca dell'infortunato. Jacopo, non so se hai considerazioni da studio prima di chiudere il collegamento. No, grazie Stefano, per me va bene così, assolutamente è stato esaustivo il presidente regionale Perilli del soccorso alpino e speleologico, quindi le raccomandazioni che ci ha dato soprattutto nella parte finale sono assolutamente da seguire perché la montagna è molto molto bella ma ovviamente ha dei rischi. Grazie a Stefano Recanati, grazie al presidente Daniele Perilli, noi rientriamo in studio e parliamo di sport e calcio perché dopo Sodimo un altro ex affonda il Pescara, un gran gol in apertura di Valzania condanna i biancazzurri alla sconfitta sul campo della Cremonese. La zona playout è ora più vicina, 3 punti separano il Delfino dalla coppia Ascoli-Juve Stabia. Poco lucida l'analisi post partita del tecnico Legrottaglie che ha parlato di gara dominata dal Pescara. Seguiamo il servizio della partita.
Prosegue il mal di trasferta del Pescara che torna a mani vuote anche da Cremona, vedendo ora più vicina la zona calda. Con il Perugia venerdì prossimo allo Stadio Adriatico non si potrà sbagliare. Allo Zini finisce 1-0 per i Lombardi. Le Grottaglie cambia ancora formazione con il 4-4-2. In difesa ci sono Scognamiglio e Bettella. A centrocampo la sorpresa Clemenza al posto di Castanos, con Galano e Maniero in attacco. Fra i grigio-rossi che si schierano con il 4-3-3, spazio agli ex biancazzurri Valzania e Ciofani, panchina per Crescenzi. In terra lombarda, avvio dei padroni di casa che al sesto trovano il gol con un missile dell'ex Valzania che sorprende Fiorillo con la palla che tocca il palo interno e finisce in rete. Ancora un ex del Delfino a punire i biancazzurri già sotto dopo pochissimi minuti di gara. Per la retroguardia abruzzese è la 49esima rete al passivo in stagione. Avvio shock per i biancazzurri con la Cremonese ancora insidiosa al nono minuto con un tiro al lato di Ciofani. Il Pescara stenta a reagire anche se preme, ma attaccando senza costrutto. Passano i minuti con i biancazzurri in avanti ma mai veramente pericolosi. Al 32esimo è così Parigini a sfiorare il raddoppio lombardo con Fiorillo che dice no all'attaccante di casa. Si arriva così sul finale di tempo con al 44esimo una conclusione al lato di Clemenza, spostatosi in attacco con l'arretramento di Galano prima del doppio fischio del direttore di gara che chiude così il primo tempo con il risultato di Cremonese 1 Pescara 0. L'avvio di ripresa vede il Delfino in campo con il 4-2-3-1 con Pucciarelli per Balzano e con Zappa che retrocede a terzino. Il cambio di modulo non produce nell'immediato grandi risultati visto che al decimo Bianchetti se ne va sulla destra entrando poi in area e calciando al lato pressato da Masciangelo. Al 16esimo sembra però fatta per il pareggio abruzzese, ma Galano tutto solo davanti a Ravaglia mette incredibilmente al lato. Si morde le mani il Pescara che però rischia poi di nuovo al 22esimo con Gustafsson che sfiora i legni della porta abruzzese. Le Grottaglie effettua altri cambi con il doppio ingresso di Castano e Crecco per Busellato e Masciangelo. Doppio cambio anche fra i locali con Crescenzi e Ceravolo per Selare e Ciofani. Si arriva nella fase cruciale della partita con al 32esimo il miracolo di Ravaglia su tiro di Clemenza e con i biancazzurri che cercano di accelerare nel finale con grande generosità ma con la diga lombarda che regge. Nelle Pescara nel finale entrano in campo anche i giovani Borrelli e Pavone per Maniero e Clemenza con gli ultimi minuti che non vedono cambiare però lo stato delle cose con una battuta d'arresto che fa suonare in casa biancazzurra un nuovo campanello d'allarme per la classifica con la zona calda ora a soli 3 punti. Scendiamo in Serie C adesso perché è chiusa ufficialmente la stagione a Catanzaro. Il Teramo prova a disegnare le linee guida della prossima annata. Certamente non ci sarà una replica del mercato scoppiettante del 2019 e qualche big rischia di dover fare le valigie. Mentre la Serie C domani vedrà in campo le squadre per il secondo turno playoff, il Teramo, eliminato martedì sera dal Catanzaro, va in vacanza. In attesa di capire quali saranno le linee generali di indirizzo per la costruzione dell'organico della prossima stagione, che sarà certamente diversa rispetto a quella appena conclusa, se non altro, perché il mercato scoppiettante del 2019 non sarà replicabile. Nel senso che magari arriveranno giocatori di levatura, ma prima ci sarà spazio per le cessioni che possano dare respiro alle casse societarie provate certamente dagli investimenti pesanti che tuttavia non hanno portato un piazzamento migliore sul quale magari speculare in questa seconda fase. La conferma del tecnico Di Mascio di qualche giorno fa ha il pregio di occupare subito una casella cruciale, quella del timoniere per la prossima stagione, e il fatto che l'ormai ex responsabile del settore giovanile ora guidi in pianta stabile la prima squadra non solo come traghettatore fa capire quanto la linea sarà decisamente più verde, che poi è stata anche la richiesta della società in inverno, quando il distacco con le prime della classe era già talmente pronunciato da non poter far immaginare una clamorosa rimonta. Per questo a Piacentini, Viero, Santoro e Birrigia andranno affiancati elementi funzionali, ma che possano portare in caso di utilizzo ad un minutaggio superiore. Il mercato però sarà fatto in maniera parallela con qualche addio importante per liberare slot in rosa e disponibilità economiche, visto che il presidente Iachini non sembra essere disposto ad una campagna rafforzamenti minimamente paragonabile a quella di 12 mesi fa. Dunque qualcuno potrebbe essere in bilico, ma non sarà semplice disfarsi di contratti abbastanza onerosi. Poi vanno sciolti i dubbi su qualche enigma tattico, ad esempio Bombaggi andrà riportato a centrocampo o comunque in caso di 4-2-3-1 nei tre dietro la prima punta, non più da attaccante puro, ma se Bombaggi è inamovibile Costa, Ferreira, Mungo e Arrigoni potrebbero trovare meno spazio visto che Santoro e Viero saranno il futuro biancorosso. Altra questione dietro,
Piacentini titolare ed è certo, ma se si virerà verso il modulo a 3, allora vanno trovati rincalzi per dare sostegno a Soprano e Cristini. Infine la questione portiere, a Catanzaro ha parato Valentini che è un 97, il Teramo o fa una scelta come a luglio scorso e pensa all'esperienza tra i pali, oppure dovrebbe andare anche qui su un under dal 99 in poi. Il diavolo proverà a lavorarci mentre la squadra è in ferie dopo l'eliminazione, per mettere Di Mascio nelle condizioni migliori di modificare in positivo il trend di quest'anno. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo che i contributi che avete visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19, per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.